Sono con Matteo Garrone, successo italiano internazionale Dogman 2018. Com'è cambiato Matteo Garrone dalla terra di mezzo all'ultimo successo Dogman, passando per l'imbalsamatore, Gomorra, Reality e tanto altro? Non te lo so dire come sono cambiato, perché non ho una percezione chiara del mio percorso. Come è cambiato il tuo cinema? Come si è evoluto? Probabilmente tu hai più distanza per capirlo che dall'esterno. Mi sembra di fare un lungo percorso, fare un viaggio, no? Sono curioso anch'io di vedere poi alla fine come... di tirare le somme. Per me ogni film è come un quadro, e quindi poi penso che un giorno, spero più lontano possibile, a un certo punto farò una passeggiata, vedrò tutti i quadri attaccati alle pareti e cercherò di capire qual è il filo conduttore. Per ora mantengo una certa incoscienza sul mio percorso. Bellissima la metafora del viaggio. Ti chiedo solo un'ultima cosa: hai parlato di quadro e di quadri proprio perché il tuo primo mestiere artistico prima di diventare regista era quello di pittore. Il tuo prossimo lavoro, hai raccontato che nascerà da uno storyboard realizzato da te a 6 anni quando avevi ascoltato la favola di Pinocchio. Insomma, il visuale, l'immagine tra pittura e regia, sì, quindi cinema, è anche questo, possiamo dire, un fil rouge, un filo conduttore di questo viaggio. Sì, sono d'accordo con te, sì. Quindi quanto è potente l'immagine nel tuo immaginario per realizzare quello che fai, i tuoi lavori? È il punto di partenza di tutto, è centrale. Chiaramente oltre all'immagine ci deve essere anche una relazione con il personaggio che racconto. Devo avere un rapporto, devo avere un amore per quel personaggio, e quindi... Il mio è anche quello, un approccio anche molto umanistico, ecco, diciamo, legato all'essere umano, però cerco di, diciamo, oltre alla pittura la mia formazione è proprio legata al cinema muto, quindi quando noi scriviamo cerchiamo di scrivere per immagini, cerchiamo di scrivere delle storie che devono avere poi una... la possibilità di essere capite anche un po' in tutto il mondo senza bisogno di troppe parole, ecco, attraverso le immagini. Grazie al regista Matteo Garrone. Lorenzo De Donato, Venezia, per Radio dei Navigli.